In un teatro gremito di amministratori del territorio e soprattutto di cittadini, la presidente della regione Alessandra Todde ha partecipato a un'assemblea in cui il tema dei temi portato alla sua attenzione è stato la sanità. Ma non sono mancati gli interventi per sottolineare la viabilità insufficiente, la carenza di servizi di base per comunità che non si vogliono rassegnare allo spopolamento, forti di un territorio tra i più belli della Sardegna. È il tempo della responsabilità, ha detto la presidente Todde nel presentare la sua proposta per il rilancio del territorio. Una sala gremita e soprattutto la cosa che è stata più apprezzata è la sua proposta concreta, cioè basta con i proclami, cerchiamo di lavorare perché si concretizzino i progetti. Noi abbiamo proposto una unità di progetto per lo sviluppo delle zone interne che sia partecipata dai sindaci, che sia partecipata dalla provincia, dall'ANCE, da tutti quelli che sono gli stakeholder locali, perché io sono convinta che nella misura in cui ripartono questi territori riparte la Sardegna. E questo è un po' il senso dell'incontro di oggi, aver ascoltato, ma aver parlato concretamente di sanità, di viabilità, di istruzione. Le persone vogliono servizi e allo stesso tempo vogliono sentirsi parte di una comunità più grande, superando anche i campanilismi. Sono davvero contenta di questo incontro. Un filo conduttore ha legato tutti gli interventi, la volontà di lavorare tutti assieme per il bene del territorio e la consapevolezza che non è più tempo di piangersi addosso, ma di fare proposte concrete per il futuro. Una bella soddisfazione, un'assemblea molto partecipata. Si parte da Sorgono per rilanciare il territorio. Sì, condivido pienamente, siamo soddisfatti e forse lo immaginavo un contesto del genere, e lo sentivo nell'aria, i sindaci concreti, uniti, abbiamo dato proprio un senso di unione alla nostra neoeletta presidente e ci ha anche convinti, chiaramente adesso aspettiamo i primi passi, diamoli tempo anche insomma alla presidente di iniziare a lavorare in questo senso.